Maniago è situata nell'alta pianura veneta, tra Cellina e Meduna, presso il versante sud delle Prealpi Carniche. Nel mito c'è la storia di un'antica miniera di ferro scoperta nei monti della vicina Val Colvera, da dove scendeva e scende l'omonimo torrente ad azionare gli antichi mandi. Grazie al ferro e alle acque, i fabbri da grosso e i fabbri da fino iniziarono sin da epoca remota la produzione di oggetti pesanti e di manufatti minori, coltelli, pugnali, temperini e forbici, acquisendo fama immediata con la fornitura di armi alla Serenissima. Da secoli Maniago si identifica con le sue coltellerie, celebrate ovunque e in mille occasioni. Qui ancora oggi i coltellinai, eredi dei mitici battiferro, da sempre reggono il confronto con chiunque al mondo abbia prodotto o produca coltelli e lame, ma anche ferri chirurgici di precisione, attività questa che ebbe i primi riconoscimenti già nell'Ottocento. Si racconta infatti di un coltellinaio di Maniago che quasi due secoli fa ottenne un elogio speciale per i suoi ferri chirurgici da parte della commissione nominata da Napoleone I a Milano. Nel documento si legge che l'artefice fu dichiarato meritevole di tanto maggiore encomio in quanto egli lavora in una piccola terra, isolato, senza il soccorso di alcuna macchina e senza facile comunicazione con professori dell'arte chirurgica. Generazione per generazione, i coltellinai di Maniago hanno creato il mito. Qui ancora oggi si producono con infinita costanza e passione coltelli e lame per tutti gli usi, forbici di ogni sorta e qualità, servizi da cucina, attrezzi da lavoro. Oggi è la macchina a inserirsi nel mito, al pari coi tempi e con le tecnologie più avanzate. Ma l'artigianato antico è ancora un elemento vivo e trainante, perché nell'attività dei coltellinai si conserva ancora, magari tra tante difficoltà, il sapore della tradizione artigianale e lo spirito dei padri. Attività artigianale che è anche artistica, alimentata spesso dall'orgoglio personale, dal desiderio o dalla necessità di migliorare sempre, sapientemente, con tenacia, abilità e sensibilità costanti.
Per questo anche il passaggio dalla manualità alla macchina non è un fatto traumatico, ma va a inserirsi anch'esso nel mito, nel quale è sempre l'uomo il protagonista. L'uomo artefice, cioè, animato da un ideale di lavoro inteso come perfetto sincronismo della mano e della mente, come continua invenzione anche nell'apparente similitudine dei risultati, come terapia, come gioco e divertimento. In un mestiere come questo, in un'attività consolidatasi nell'esperienza di secoli, solo il connubio tra il sapere antico e i mezzi moderni, tra e possibilità, sono e saranno garanzia di continuità ai massimi livelli oggi, stimolo e sicurezza per le generazioni che verranno domani.